L'uovo, per riprendere fiato, quando si bisticcia con il vento della propria agitazione nel conflitto tra sé e sé, che genera distonia e isola il proprio pensarsi, il proprio percepirsi in uno spazio e in un tempo confusi, spaiati, disarmonici, occorre ritirarsi per difesa dalla offesa del disagio dentro ad un guscio, per immaginarsi embrione prima di respirare il boccone della calma. Sì, essere embrione del proprio passato, nel guscio del proprio presente, per sbeccare l'uovo del proprio futuro.